Ieri pomeriggio ancora un'aggressione ai danni di un ristoratore del Bangladesh e di un suo conoscente all'interno di un locale di cucina indiana in via Makeda. Due tunisini arrestati. Fuori controllo la situazione tra i quattro canti della stazione, ormai terra di nessuno, un vero e proprio far west, dove residenti e commercianti cominciano anche ad avere timore di raccontare in video gli avvenimenti che si succedono giorno dopo giorno. Basta sovraesposizione, noi ci mettiamo la faccia e poi ci ritroviamo di fronte a situazioni di pericolo, dichiara una delle residenti presenti tra coloro che stamane ancora una volta si sono recati in prefettura per denunciare lo stato di disagio che pervade l'intero quartiere, dove tra spaccate, risse e spaccio nessuno si sente più al sicuro. Noi continuiamo a sollecitare il prefetto, che in qualche modo è già stato informato nei mesi precedenti di quello che accade nel quadrilatero della stazione centrale, dopo chiaramente esposti, raccolta firme, fiaccolate, e per cui oggi abbiamo sentito proprio l'impulso di dover venire in prefettura a sollecitare e a, come dire, a rappresentare ancora una volta qual è il malessere dei residenti. Ieri mattina era andato bene perché c'era la presenza della polizia, come già succede da diversi giorni, però nel momento in cui ieri pomeriggio la presenza della polizia non c'era, è successo di nuovo questa rissa, questo attacco a un commerciante che sicuramente preoccupa non poco i residenti, ma in questo caso anche i turisti che hanno alloggiato nel B&B vicino a via Makeda, tant'è che si sono dovuti, diciamo, riparare all'interno della struttura stessa. Ecco, terra di nessuno, un fuggi in pieno giorno praticamente, una cosa sempre più grave, la situazione comincia ad assumere davvero dei contorni di grave pericolo. Assolutamente sì, e per questo noi continuiamo ad insistere, a chiedere ai massimi vertici che si occupano di sicurezza come il prefetto che quella zona va attenzionata, quella zona è un sito sensibile di microcriminalità e per cui necessita di maggiori controlli, di presidi e di attenzione. Ecco, i residenti che fanno parte del comitato cominciano a non sentirsi più sicuri neanche ad apparire davanti alle telecamere. Sì, preferiscono in qualche modo evitare, perché se poi di pomeriggio devono camminare ed incontrare soggetti che in qualche modo sono attori di questo bivacco che crea paure ed ansia, è chiaro che è meglio evitare.